Quella di oggi è una storia abbastanza comune. Due signori hanno installato delle telecamere sul muro della loro abitazione e con queste telecamere riuscivano a vedere e a sentire non soltanto quello che accadeva all'interno della loro proprietà, ma anche quello che accadeva per strada, quindi in una zona pubblica o comunque aperta al pubblico. E questo perché nelle loro intenzioni c'era il volersi tutelare e tenere sotto controllo la zona, comunque abbastanza trafficata e dove spesso e volentieri si commettevano illeciti e dove gli schiamazzi raggiungevano soglie a volte intollerabili. Al che qualcuno si è inalberato o, se vogliamo dirlo, ma sì, diciamolo, si è incazzato di brutto e Zacchete ha denunciato questi due signori per il reato di violenza privata perché si diceva che con quelle telecamere puntate così si costringevano i passanti e gli abitanti della zona a tollerare di essere costantemente osservati e controllati mentre facevano le loro attività lavorative e non. Secondo te chi ha ragione? I due signori, quelli che hanno installato le telecamere, oppure quelli che hanno denunciato? Se ti va, scrivimelo nei commenti. Nel video invece scoprirai come si è risolta questa vicenda giudiziaria. Ciao, io sono l'avvocato Giuseppe Di Palo e sono un penalista. Mi occupo cioè di tutelare i diritti delle persone coinvolte nei processi penali, sia nella qualità di imputati sia nella qualità di persone offese dal reato. Se hai un problema di natura penale, perciò ti lascio i miei contatti in descrizione, così se ti va puoi espormi il tuo problema e io sarò felice di aiutarti e di esserti utile. Veniamo all'argomento di oggi. I nostri due signori, Tizio e Caio, hanno installato le loro belle telecamerine sui muri della loro abitazione. E adesso ci rimane un dubbio se sono colpevoli o innocenti, se hanno commesso o meno il reato di violenza privata. Dico subito che in primo grado Tizio e Caio sono stati dichiarati colpevoli di questo reato perché, dice il tribunale, con l'installazione di quelle telecamere hanno costretto gli abitanti della zona a tollerare di essere costantemente osservati e controllati. Il giudice di primo grado quindi ha condannato i due imputati alla pena di un anno di reclusione ciascuno. Per le stesse ragioni, poi, anche in secondo grado, la Corte d'Appello ha di fatto confermato l'esistenza del reato, però ha complessivamente ridimensionato il fatto, ha evidenziato che il fatto era meno grave di come era emerso in primo grado e quindi ha rideterminato la pena in 6 mesi di reclusione. Le ragioni espresse quindi da Tizio e Caio non erano state assolutamente prese in considerazione e secondo i giudici di merito non c'erano giustificazioni a quella condotta. Le telecamere erano illegali e dovevano essere condannati. Solo che Tizio e Caio non ci stanno a questa condanna e perciò ricorrono in Cassazione. E, ironia della sorte, la Corte ribalta completamente il verdetto dei giudici di primo e di secondo grado e contesta completamente il ragionamento operato da quei giudici. Perché, dice la Corte, se voi denuncianti contestate il fatto che siete costretti a tollerare di essere ripresi dalle telecamere su una strada, e cioè se è solo questo che voi state contestando, allora con la condotta di Tizio e di Caio noi non siamo in una vicenda con rilevanza penale, cioè siamo al di fuori della rilevanza penale, perché l'installazione delle telecamere quando è effettuata per vigilare, per controllare e rimarcare la commissione di presunti illeciti, può essere fatta. Cioè, la Suprema Corte dice che l'installazione di sistemi di videosorveglianza con riprese del pubblico transito non costituisce di per sé un'attività illecita e comunque a tutto voler concedere. Eppure il danno che i passanti degli abitanti della zona dicono di stare subendo è assolutamente tollerabile, perché si tratta di condizionamenti ridotti ai minimi termini. Per queste ragioni, quindi, il ricorso di Tizio e Caio è stato accolto e la sentenza di condanna è stata annullata.
Io ti ringrazio per avermi seguito. Non dimenticare di farmi sapere se sei d'accordo con la decisione della Corte di Cassazione con una tua opinione nei commenti. Grazie ancora e al prossimo video.